tutti, io sono la bionda sulla onda e oggi vi do il benvenuto nel mio garage perché parleremo di tende e per essere più precisi parleremo di tende adatte al viaggio in moto. Alla mia destra potete vedere una Bertoni Northcap 2, alla mia sinistra una Naturhike Tagger 2. Come capite dal nome sono tende pensate per ospitare due persone. Il mio consiglio però è sempre viaggiando in moto, quindi essendo nella situazione di avere abbastanza equipaggiamento ingombrante, di scegliere sempre una tenda che abbia un posto in più rispetto alle persone che siete. Quindi nel mio caso, viaggiando da sola, utilizzo tende pensate per due persone in modo che io possa mettere casco, l'equipaggiamento, quindi che sia tutto l'abbigliamento, gli stivali nella veranda e passare una notte serena sapendo che la mia attrezzatura non si bagnerà. Allora, partiamo dalla Bertoni. La Bertoni, come vedete, è una tenda piuttosto massiccia, poi lo vedremo nel dettaglio quando la monteremo insieme. È una tenda che io ho comprato per prima, quando ho iniziato a viaggiare in moto, su consiglio di persone che insomma avevano già una certa esperienza di queste tipologie di avventure, ed effettivamente è una buona tenda a tutto fare, nel senso che è ingombrante ed è dovuto al fatto che abbia due teli, quindi due teli che vanno sovrapposti al momento in cui la montiamo, che però se da una parte è uno svantaggio perché rende tutto abbastanza insomma importante, è una cosa vantaggiosa nel momento in cui si viaggia in una stagione che non sia particolarmente calda e magari una stagione in cui si tende ad avere condensa la mattina all'interno della tenda. Il fatto che abbia due teli permette che la condensa non vada a depositarsi all'interno del telo più vicino a noi e quindi effettivamente l'attrezzatura, poi anche il sacco a pelo nel quale dormiamo, resti più asciutto. Bertoni è un brand italiano ed effettivamente è un brand storico. Il materiale da cui è composta questa tenda, che sia l'alluminio della paleria, che sia proprio la qualità del telo, è notevole. E ribadisco che il fatto che sia anche così spesso, così di qualità, contribuisce al comfort quando si viaggia magari in inverno. In soldoni, questa è la sintesi di questa tenda, ma poi scenderemo più nel dettaglio quando la vedremo in azione. Dall'altra parte abbiamo questa tenda, decisamente diversa anche per struttura, proprio a livello di forma e per materiale. Come vedete probabilmente già dal video, questa è una tenda che, anche già partendo dalla confezione esterna, è fatta in questo materiale che ha una fibra siliconica, fondamentalmente, che le permette di essere iperleggera e sicuramente più compatta. Come funziona questa tenda e perché ci sono arrivata? Allora, dopo qualche anno di esperienza con questa, mi rendevo conto che nei viaggi lunghi, nei quali ovviamente l'equipaggiamento cresce ed è necessario che tutto riesca a incastrarsi per il meglio, avere una tenda così ingombrante rubava tanto spazio al resto. E quindi, ricercando, chiedendo consigli, sono approdata a questo brand, che è cinese fondamentalmente e reperibilissimo anche su Amazon in realtà, e crea queste tipologie di tende molto molto adatte in realtà anche all'attività outdoor in generale. Questa tranquillamente la potete portare in uno zaino in montagna. Questa tenda lo vedremo quando la monteremo insieme. Come vi dicevo prima, ha una struttura completamente diversa da Bertoni ed è un'ibrida monotelo. Cosa significa? Che è costituita fondamentalmente da un telo unico, al quale viene attaccato quella che è la struttura della paleria, e ha delle sezioni, nello specifico in questo caso sul tetto, di telo raddoppiato. Sicuramente nei punti critici il fatto che sia stato messo un doppio telo aiuta, nel senso che si cerca di prevenire la formazione della condensa. Nella realtà dei fatti, per quanto è la mia esperienza di utilizzo, nel senso che comunque viaggiando in una stagione più umida, più fresca, questa tenda tende a fare molta condensa. Può essere un grande svantaggio, perché sì, è chiaro che è una tenda perfetta da viaggio, io la sostengo e la sosterrò sempre, però va valutato se questo viaggio che noi andremo a fare si svolgerà effettivamente una stagione molto fredda. Per un viaggio votato al 100% a luoghi estremamente freddi o in stagione puramente invernale,
per quanto fantastica, forse la soluzione ottimale non sarebbe nessuna delle due, ma per un viaggiatore normale, insomma, che si sposta tendenzialmente d'estate, oppure in stagioni comunque tiepide e stavi anche tanto e quindi ha bisogno di incastrare tutto a perfezione, questa è ottima. Ve lo raccontavo anche nell'articolo del blog. Non c'è una tenda migliore rispetto all'altra. Sono estremamente efficaci in situazioni diverse. Perché io ne ho più di una? Proprio per questo motivo, perché mi sono resa conto che in viaggio tendenzialmente tenderei a optare per questa, viaggiando magari per qualche mese. Nel caso di raduni, occasioni particolari, soprattutto in inverno, io opterei per questa, opto per questa, anche se l'ingombro è di un altro tipo, ma il ragionamento alla base è: per un weekend non ho bisogno di incastrare tutto quello che ho bisogno di incastrare per un viaggio lungo, e quindi il fatto che occupi più spazio non è così invalidante. Ora però usciamo dal garage e andiamo a montarle per vedere quanto effettivamente ci si impieghi a crearsi il proprio nido una volta arrivati a destinazione dopo una lunga giornata in motocicletta. Valutato tutte le caratteristiche, per mia esperienza personale, e chi legge il blog lo sa già, la Naturhike è la mia preferita, perché per il mio approccio al viaggio, che richiede comunque un equipaggiamento leggero e la possibilità di sapere incastrare tante cose, questa effettivamente è la più adatta. Questo però non significa che in realtà libererò la mia Bertoni, perché la Bertoni è più adatta a quello che è l'utilizzo durante il weekend o in occasioni particolari. Quindi, avendole entrambe, le uso in occasioni di utilizzo diverse, ma se dovessi scegliere fra le due e dovessi dire una tenda da acquistare per un utilizzatore, un motoviaggiatore nella media, ti direi ad occhi chiusi la Naturhike. Costa pochissimo, perché anche questa costa poco più di 100 euro su Amazon, è un buon compromesso. Tu che dici? Sei d'accordo? Sei d'accordo?